Quella odierna è la 19ª partita tra le due squadre a Bari. C'è la folla delle grandi occasioni, stadio esaurito, ci sono anche circa 1000 tifosi del Lecce sistemati in tribuna sud. In curva nord, grande scenografia, bandiere biancorosse al vento. E comunichiamo subito le formazioni delle squadre. Il Bari scenderà in campo con Mannini, Lo Seto, Carrera, Terracenere, Lorenzo, Brambati, Carbone, Di Gennaro, Gio Paolo, Maiellaro e Monelli. Il Lecce schiererà Terranio, Garzia, Marino, Ferri, Righetti, Carannante, Pasculli, Barbas, Moriero, Benedetti e Vinze. In panchina, sulla panchina del Bari, con il numero 12, Drago, Gerson, Lupo, Perrone, Scarafoni. Sulla panchina del Lecce ci sono Negretti, Miggiano, Levanto, Conte e Donofrio. Lecce fuori casa nelle 13 partite disputate, ha pareggiato soltanto una volta, reduce da 9 sconfitte esterne consecutive. Il Bari non vince da 9 turni. Arbitra Rosario Lobello, la partita è cominciata. Il Bari che si distende sulla sinistra con Gerson, fermato da Pasculli. E Lo Seto in possesso di palla, avanza Lo Seto da Monelli. C'è un'indecisione tra Lo Seto e Di Gennaro, la palla termina a fondo campo, rimessa laterale in favore del Lecce. Il gioco intanto è fermo, vedete l'arbitro Lobello comanda un minuto di raccoglimento per onorare la memoria dell'ex presidente della Repubblica Sandro Pertini, deceduto nelle ultime ore. Riprende il gioco, lo stadio si è unito in un lungo, calorosissimo applauso per ricordare il grande presidente Pertini, un uomo buono che amava anche lo sport. Riprende il gioco, va a terra Carrera, calcio di punizione fischiato da Lobello in favore del Bari. Dirige l'incontro Rosario Lobello di Siracusa, 45 anni, alla 168ª direzione in Serie A. Batte la punizione Lo Seto, lancio lungo, il rinvio di testa di Garzia, riprende Di Gennaro che oggi rientra in squadra dopo l'assenza di domenica scorsa contro l'Inter per noie muscolari. C'è un fallo commesso da Carbone, schierato da Salvemini sulla corsia destra su Carannante. Già battuta la punizione da Righetti che ha dato indietro a Terranio. Rinvio di Terranio è raccolto da Carbone, Benedetti mette la palla a terra, Carannante, ancora un intervento di Carbone su Carannante, l'arbitro Lobello ammonisce Carbone dopo 3 minuti, prima ammonizione dell'incontro e per Carbone.
Moriero è stato schierato da Mazzone con il numero 9, vedremo adesso in campo che posizione ha superato. Mazzone che in un primo momento aveva deciso di mandare in campo una squadra prudente con una sola punta, Pasculli, ha invece schierato anche Vince. Virdis, come noto, è squalificato. Recupera palla a centrocampo Gio Paolo, inseguito da Garzia. Difende bene la palla Gio Paolo, la fida sulla sinistra, ma c'è un intervento falloso di Pasculli. È ammonito anche Pasculli, dunque al quarto minuto Pasculli ammonito. Due ammonizioni nei primi quattro minuti di gioco, inflitte dall'arbitro Lobello, che per la seconda volta dirige questo derby tra Bari e Lecce. Batte la punizione Maiellaro, cerca Gio Paolo di far passare la palla, il passaggio è troppo lungo. L'arbitro Lobello ha comunque fischiato un calcio di punizione in favore del Lecce per un intervento irregolare di Gio Paolo su Garzia. Gio Paolo evidentemente aveva spostato Garzia. Righetti preferisce non correre rischi, da indietro a Terranio. Presente in tribuna centrale anche il presidente del Federcalcio, l'onorevole Antonio Matarrese. Rinvio è di Carrera, riprende Benedetti a Moriero. Va a terra Moriero. Il gioco riprenderà con un calcio di punizione in favore del Lecce per l'intervento falloso su Moriero. Moriero è ancora a terra. Si rialza aiutato dal direttore di gara. Sulla palla c'è anche Beto Barbas, il capitano del Lecce, che si appresta a battere. Batte Barbas, invita Righetti, lancio di Righetti verso Benedetti, è troppo alto l'invito di Righetti, la palla termina a fondo campo. Siamo giunti al sesto minuto, sempre 0-0 il risultato di questo 19° confronto tra Bari e Lecce allo stadio della Vittoria di Bari. Alla meglio Garzia su Monelli, poi Barbas, lancia Moriero sulla destra, inseguito Moriero da Carrera, entra Carrera e manda in fallo laterale. Rimessa laterale battuta da Moriero in favore di Barbas, ancora Moriero controllato da Carrera, cerca lo spazio per effettuare il traversone. Moriero, ancora Carrera, ribatte in out. Moriero per Vince, indietro a Barbas, non riesce la palla a filtrare, fermata dai difensori del Bari, il colpo di testa di Terracenere, un altro di Ferri, palla a Vince, trova Vince Barbas, Pasculli, su Pasculli Loseto, ma è Terracenere a fermare Pasculli, palla a Monelli. Carbone indietro per Di Gennaro, ancora Carbone, tentativo di lancio verso Joao Paolo fermato da Garzia, ancora il Bari mantiene il possesso della palla con Joao Paolo, recupera la palla Joao Paolo, l'arbitro Lobello fischia la punizione in favore del Bari per l'intervento di Garzia sull'attaccante brasiliano. Inquadrato Giuliano Terranio, 36 anni. Sta disponendo la barriera Terranio. Sulla palla c'è Di Gennaro, nei pressi anche Maiellaro. Va via Di Gennaro, lascia
a Maiellaro che potrebbe toccare per Gio Paolo. Seguiamo gli sviluppi di questa punizione, calcia direttamente a rete Maiellaro, tiro a sorpresa sul primo palo, la palla è terminata oltre la traversa. Il tiro di Maiellaro all'ottavo minuto del primo tempo con il risultato sempre fermo sullo 0-0. Per quanto riguarda le marcature, Pasculli è controllato da Loseto, Brambati si occupa di Vinze, Terracenere di Barbas, Moriero è controllato da Carrera, Garzia marca Gio Paolo, Carbone e Carannante se la vedono sulla corsia destra che poi alla sinistra per Carannante, batte intanto la punizione Righetti, colpo di testa di Benedetti, recupera e rinvia Carrera ancora sui piedi di Benedetti, tiro di Benedetti, palla oltre la traversa. Effettuata la rimessa da Mannini, irregolare perché Brambati ha toccato la palla prima che uscisse dall'area di rigore e da ripetere la rimessa, infatti vediamo Mannini che si appresta nuovamente al rinvio. Lungo il rinvio di Mannini, il colpo di testa è di Marino, Gio Paolo che sfugge a Garzia che lo mette giù. È rimasto a terra Gio Paolo, lo vedete inquadrato, non ha bisogno dell'assistenza dei sanitari del Bari, Gio Paolo si rialza, batte la punizione Maiellaro, controllato Gio Paolo, non riesce a filtrare la palla, è stato Pasculli a fermare il tocco di Maiellaro. Palla ancora al brasiliano Gio Paolo, Di Gennaro, tocco in direzione di Maiellaro colto in contropiede, palla che Garzia ha appoggiato a Terranio che con i piedi mette in movimento sulla destra Marino, e Righetti che avanza, lungo lancio di Righetti impreciso, colpisce Carbone di testa, un altro colpo di testa di Garzia, poi in tecla la meglio Carrera su Moriero che commette anche fallo, è entrato a gamba tesa Moriero, calcio di punizione in favore del Bari. Batte la punizione Di Gennaro in direzione di Monelli, fermato Monelli da Marino che riesce a conquistare la palla, l'appoggia indietro a Terragno. Brambati di testa su Vinze, palla in fallo laterale. La rimessa con le mani battuta da Moriero per Barbas. Siamo giunti intanto al 12° minuto di gioco mentre c'è questo tentativo dalla distanza di Moriero con palla che si perde sul fondo. L'ex torinese Giacomo Ferri controlla Maiellaro mentre Monelli è marcato da Marino, avanzano i giocatori del Lecce per mettere in fuorigioco quelli del Bari, la trappola non è riuscita compiutamente, è Lorenzo che appoggia la palla per Brambati, non è preciso il colpo di testa di Brambati ma recupera palla Gio Paolo. E ancora il Lecce nuovamente in possesso di palla con Garzia che avanza, fermato Garzia da Terracenere in fallo laterale. Garzia e Carbone, due giovani interessanti, sono i punti di forza della nazionale italiana Under 21. Rilancio in avanti di Marino, fermata la palla da Lorenzo che sbaglia il dribbling, recupera però Carbone, poi è lo stesso Lorenzo che dà indietro a Mannini. Mannini con le mani mette in movimento sulla sinistra Carrera,
Carrera per Monelli, anticipato da Marino, il colpo di testa è di Loseto che ferma Pasculli, ancora Lorenzo, spinto Lorenzo da Vinze, punizione assegnata da Lobello al Bari. E Garzia, per non correre rischi, da indietro al lontanissimo Terranio. Partita giocata ad un buon ritmo dalle due squadre. E Calannante, Righetti. Ancora palla Terranio che effettua il rinvio, lunghissimo il rinvio di Terranio, il colpo di testa è di Lorenzo, Terracenere, ed anche Terracenere, circondato da tre avversari, preferisce dare indietro al lontanissimo Mannini. Molto attente le due formazioni in questo avvio di partita, e Pasculli in azione. Gli va incontro il connazionale Lorenzo che lo mette giù, calcio di punizione in favore del Lecce. Sulla palla è Beto Barbas, gli è accanto Vinze, si avvicina anche Carannante. Già predisposta la barriera del Bari. Tocca Carannante per Barbas, traversone, c'è stata una deviazione di un giocatore barese, è intervenuto Mannini e ha parato. Questa azione del Lecce al 14° del primo tempo, il rinvio è di Giacomo Ferri, in fuorigioco c'era Pasculli. Rilevata la posizione irregolare di Pasculli dal guardalinee che agisce sotto i distinti. Primo piano adesso per Gaetano Salvemini, l'allenatore del Bari, lo avete visto inquadrato mentre dava a disposizione i suoi giocatori. Rimessa con le mani di Carbone. C'è una spinta di Maiellaro a Ferri. Lobello comanda una punizione in favore del Lecce. Primo piano per Carannante, ex giocatore del Napoli, approdato a Lecce nella trattativa per il passaggio al Napoli del difensore Baroni. Lancio lungo linea di Carbone per Maiellaro, anticipato da Ferri. Inquadrati Maiellaro e Giuliano Terranio. E Brambati che colpisce di testa. Terracenere in possesso di palla e fermato da Barbas. Punizione in favore del Lecce per l'intervento di Barbas su Terracenere. Carrera preferisce dare indietro a Mannini. Per questo incontro c'è la folla delle grandi occasioni, stadio esaurito, si gioca in una bella giornata di sole. Come abbiamo detto in apertura, assistono alla partita anche 1000 tifosi del Lecce in tribuna sud. Palla di prima da Carbone a Maiellaro. È stato secondo il guardalinea Maiellaro a toccare per ultimo. Rimessa laterale in favore del Lecce, Ferri. Rimette con le mani per Pasculli, assegna la regola del vantaggio a Lecce l'arbitro Lobello. Di prima Moriero non riesce a far passare la palla ed è Gio Paolo che va via sulla sinistra, inseguito da Garzia e affrontato da Marino che commette fallo.
ammonizione per Marino, mentre è inquadrato Gio Paolo. Ammonizione per Marino quando siamo giunti al 17° minuto del primo tempo, finora 3 gli ammoniti. Carbone del Bari, Pasculli e Marino del Lecce. Seguiamo gli sviluppi di questo calcio di punizione alla battuta Gio Paolo, che finora ha realizzato 5 gol. Parte il tiro dell'ex attaccante del Guarani, di testa Marino anticipa Lo Seto, riprende sulla destra Carbone, effettua il traversone, è stato Pasculli retrocesso a rinviare di testa, recupera Terracenere, Carrera, lancio per Maiellaro, riesce Maiellaro a recuperare palla, fischia l'arbitro Lobello. Avete visto tra Maiellaro e Benedetti che è inquadrato. Benedetti è ora richiamato dall'arbitro Lobello, che invita anche Maiellaro ad avvicinarsi e richiama Lobello verbalmente i due giocatori. Partita molto sentita dai giocatori, ma finora sostanzialmente corretta. Ci sono stati soltanto falli di gioco non cattivi. Va la battuta della punizione dal vertice destro dell'area di rigore del Lecce di Gennaro. Colpo di testa è stato di Garzia, un altro di Carbone. E Pasculli che dà indietro a Terragno anticipando Gio Paolo. Sta giocando in posizione prevalentemente arretrata Pasculli ed è stato anche determinante in due circostanze, prima sul cross di Carbone e ora fermando Joao Paolo. Terracenere rimette in gioco la palla per Maiellaro, colpo di testa di Ferri che manda in fallo laterale. La rimessa con le mani è di Maiellaro per Gio Paolo, fermato Gio Paolo da Garzia con l'assistenza di Righetti, effettua un lungo lancio Righetti per Pasculli anticipato da Carrera, commette anche fallo Pasculli, l'arbitro Lobello dà la regola del vantaggio, prosegue il gioco da Di Gennaro a Monelli, fermato Monelli da Marino. Punizione in favore del Bari sulla tre quarti. Primo piano per il capitano del Bari Antonio Di Gennaro. Parte la punizione di Di Gennaro che preferisce smistare sulla sinistra Brambati. Avanza Brambati, affida Carrera. Tentativo di scambio non riuscito con Maiellaro, fermata l'azione da Barbas, avanza Barbas, supera Brambati, effettua un lancio d'interno collo destro per Moriero sulla destra, inseguito Moriero da Terracenere, tunnel nei confronti di Terracenere che mette giù Moriero, punizione in favore del Lecce quando siamo giunti al 22° minuto di gioco, sempre 0-0 il risultato, inquadrato Francesco Moriero che batte subito la punizione per Barbas, cross al centro, colpo di testa Pasculli, il tiro a volo è di Vinze, passa in vantaggio il Lecce con questo tiro a volo di Vinze esattamente al 22° e 30 secondi del primo tempo. Vedete l'esultanza dei giocatori del Lecce, gol di Vinze al 22° e 30 secondi, Lecce in vantaggio per 1-0. Lo Seto sta protestando nei confronti dell'arbitro Lobello, proprio nel cerchio di centrocampo.
torna alla normalità e il Bari batte e riparte in avanti. Intanto a centrocampo è fermato proprio da Vince, l'autore del gol, Terracenere. Vince aveva segnato l'unico gol in Italia, esattamente 13. C'è intanto un intervento di Carannante su Gio Paolo. Gio Paolo ha avuto una reazione. Vedete l'arbitro Lobello in primissimo piano con Gio Paolo. Ammonito Gio Paolo, ammonito da Lobello Gio Paolo. Sono 4 finora gli ammoniti, 2 del Bari, Gio Paolo e Carbone, 2 del Lecce, Pasculli e Marino. Dal punto di vista tattico cambia ora la fisionomia della partita, Lecce cercherà di difendere il gol del vantaggio, il Bari di spingere ancor più di quello che stava facendo per cercare di riequilibrare l'incontro. Seguiamo gli sviluppi di questa punizione alla battuta di Gennaro, parte il tiro di Gennaro, il colpo di testa di Maiellaro non preciso, rincorre la palla sulla destra, Marino effettua un lunghissimo rinvio direttamente in fallo, no, è in fallo laterale, sì, il guardalini ha alzato la bandierina. Dunque fallo laterale in favore del Bari, sembrava che la palla non avesse oltrepassato la linea bianca, ma il guardalinee ha subito alzato la bandierina. La rimessa con le mani effettuata da Carrera, Carrera in direzione di Maiellaro, anticipato da Ferri, batte nuovamente Carrera, è fermato ancora una volta Maiellaro, rincorre la palla Lorenzo, lascia che termini a fondo campo Lorenzo la palla e si appresta alla rimessa laterale Brambati. Dunque Lecce conduce per un gol a zero, la rete è stata segnata da Vinzi al 22esimo e 30 secondi di gioco. Un tiro che ha sorpreso, un tiro a volo che ha sorpreso Mannini. Batte la punizione di Gennaro, esce Terragno e anticipa Carrera. Inquadrato Terragno che effettua il rinvio. Salta e colpisce di testa Brambati, Barbas. E il Bari che riprende il possesso della palla, avanza con Maiellaro, anticipato Gio Paolo da Garzia. Da Barbas a Moriero, cambia gioco Moriero e cerca di mettere in movimento sulla sinistra Carannante, anticipato da Carbone, fallo laterale facendo il guardalinee in favore del Lecce, è stato Carbone secondo il giudice di linea a toccare per ultimo la sfera. C'è intanto una punizione in favore del Bari per un intervento giudicato irregolare da Lobello, che vedete inquadrato, di Pasculli su Lo Seto. Di Gennaro da indietro a Lorenzo, perde l'attimo buono Lorenzo per effettuare il rinvio, mette Vince in fallo laterale, mentre vedete inquadrato Salvemini, l'espressione di Salvemini è piuttosto preoccupata, sullo sfondo c'è Angelo Carbone che effettua la rimessa laterale, colpo di testa e di Marino, nuovamente palla a fondo campo. Ancora Carbone alla battuta, cerca di mettere in movimento Monelli, è stato Ferri ad anticipare Monelli ad ammettere nuovamente in fallo laterale. Sempre Carbone alla battuta, ma l'arbitro Lobello fischia un calcio di punizione in favore del Lecce per una spinta di Maiellaro a Carannante. Batte lo stesso Carannante,
palla lunga sulla sinistra, Vince è anticipato da Brambati, indietro Carbone per Lorenzo, vedete Nestor Lorenzo che effettua il rilancio, tocco di Monelli per Maiellaro, Maiellaro vince, resiste alla carica di Benedetti, lancia lungo e Moriero dà indietro al portiere Terraneo. E ancora Brambati ad avere la meglio in elevazione su Vince. Monelli è stato Marino a toccare la palla che è rimasta in campo di Gennaro. C'è un fallo di Marino su Monelli. Marino è già stato ammonito, l'arbitro Lobello lo ha richiamato verbalmente. Avanza Terracenere. Monelli indietro per Di Gennaro. Da Di Gennaro a Maiellaro, anticipato da Ferri. Ferri sta concedendo pochissimo spazio a Maiellaro, è una marcatura asfissiante. Da Monelli in corridoio per Carrera sulla sinistra, cross di Carrera, tocca Marino e Terracenere che tenta dalla distanza la conclusione a volo. C'è stata una spinta di Barbas a Terracenere, l'arbitro Lobello comanda la punizione in favore del Bari. Siamo a circa 10 metri dal limite dell'area di rigore. Inquadrato Terraneo che sta disponendo la barriera. Sulla palla come al suo parte João Paulo, tira a sorpresa João Paulo e Terraneo para. Non era molto forte il tiro. Ha cercato João Paulo di piazzare la palla nell'angolo opposto a quello dove era piazzato Terraneo. Recupera Terracenere, cambia gioco sulla destra per Carbone, ma è stato Carbone, ha commesso fallo su Carannante, ha fischiato Lobello, Rosario Lobello, lo vedete in primo piano, 45 anni. Lobello ha diretto 2 anni fa un altro derby tra Bari e Lecce, vinse il Bari 2-0, allora le due squadre militavano in Serie B. Carannante contrastato efficacemente da Carbone, ancora Carannante, su Carannante va Terracenere ed è ammonito Terracenere per questo intervento su Carannante. Quinto ammonito dell'incontro, Terracenere. Primissimo piano per Rosario Lobello. Che sta annotando sul taccuino l'ammonizione di Terracenere. A terra è Carannante. Si rialza Carannante. Intanto vedete Lobello ha chiamato a sé i due capitani, sta arrivando anche Beto Barbas. Forse inviterà Lobello e i due capitani a mantenere un po' la calma, ad invitare i compagni a mantenere la calma. Righetti che si appresta a battere la punizione, parte il tiro di Righetti, il colpo di testa è di Lorenzo, palla alta, recupera ancora il Lecce con Pasculli che commette però fallo di mano, interviene ancora Lobello per fermare Loseto che stava battendo la punizione. Batte Di Gennaro e mette in movimento sulla destra Brambati. João Paulo è anticipato da Garzia, recupera palla, poi è Pasculli che commette fallo sul brasiliano.
batte la punizione di Gennaro, il colpo di testa è di Garzia, un altro di Carbone, su Carbone c'è un intervento irregolare di Carannante, calcio di punizione, un'altra punizione in favore del Bari, mentre Carbone avrà ricevuto probabilmente un colpo allo stomaco, si rialza comunque il tornante del Bari. Parte la punizione di Di Gennaro, si porta in avanti Carrera, il tocco è stato di Righetti, poi Lobello fischia la punizione in favore del Lecce per l'intervento di Gio Paolo su Garzia. Siamo giunti al 34esimo minuto del primo tempo, il Lecce conduce per 1-0. Il gol è stato segnato da Vinzi al 22esimo minuto e 30 secondi di gioco. Sfiora la palla all'indietro Loseto, la sfera termina tra le braccia di Mannini, Alessandro Mannini, che avete visto inquadrato lungo il rinvio di Mannini, il colpo di testa è di Carannante e Gio Paolo che si impossessa della sfera, va via verso l'area avversaria, palla a Carbone, effettua il traversone, il rinvio di testa è stato di Ferri, ancora a Carbone in possesso di palla, la perde Barbas. Pressing di due giocatori del Bari, Carbone e Terracena, il su Barbas che non può far altro che mandare la palla in fallo laterale. La rimessa laterale affidata a Carrera che dispone di un lungo lancio con le mani. Vedete Carrera effettua un lunghissimo, sembra quasi un cross, colpo di testa. Il rinvio di Benedetti, palla a Lorenzo, su Lorenzo va Vinze, lungo il rilancio di Lorenzo in direzione di Carrera, si ostacolano a vicenda Carrera e Carannante, l'arbitro Lobello assegna la punizione in favore del Lecce, sì. I due si stavano spintonando a vicenda, evidentemente l'arbitro Lobello ha punito chi ha spinto per primo. Il colpo di testa è di Pasculli, un altro di Carrera, Di Gennaro indietro per Terracenere, un tantino avvantato questo passaggio di Di Gennaro e Terracenere attaccato da Vinze, riesce a dare indietro a Lorenzo, intanto l'arbitro aveva fischiato la punizione in favore del Bari, battuta dallo stesso Lorenzo. Palla a Maiellaro, Monelli, contrasto a centrocampo tra Barbas e Monelli, punizione in favore del Bari, già battuta da Maiellaro per Di Gennaro che mette in movimento sulla destra Loseto. Loseto ancora sul centro, cambia gioco per Brambati, avanza Brambati sulla sinistra, cerca la collaborazione di Gio Paolo, si gira Gio Paolo, è attaccato in seconda battuta da Righetti, poi Carrera manda direttamente tra le braccia di Terraneo. Terraneo serve con le mani Marino, lancio di Marino in direzione di Pasculli che riesce ad anticipare Lorenzo e manda sulla sinistra per Vinze. Vinze però non riesce a recuperare la palla che ha oltrepassato la linea di fondo campo, dunque il gioco riprenderà con una rimessa che Alessandro Mannini, portiere 31enne del Bari, si appresta a battere. Maiellaro non controlla bene la sfera e Carannante dà indietro a Terraneo. Sette minuti e 30 secondi al termine della prima frazione di gioco con il Lecce in vantaggio per 1-0. Intervento falloso in elevazione di Pasculli su Loseto e Monelli che sta lottando sulla sinistra con Marino. C'è un'altra punizione in favore del Bari comandata da
Lobello, punizione battuta da Terracenere per Maiellaro. Maiellaro indietro a Lorenzo che dà la palla a Mannini, poi Mannini manda direttamente in fallo laterale perché è rimasto a terra Loseto del Bari. Vedete, Loseto è rimasto a terra. C'è stato evidentemente uno scontro prima tra Pasculli e Loseto, anche Pasculli è rimasto a terra, inquadrato intanto Giovanni Loseto, assistito dal medico del Bari, dottor Lerario. Anche Pasculli. È curato dal medico sociale del Lecce, dottor Palaio, mentre vediamo questo primo piano di Gaetano Salvemini, l'allenatore del Bari. Le riprese sono effettuate dalla squadra esterna 2 di Bari in regia Gabriele Cipollitti. Primo piano per Angelo Terracenere, mentre vedete Lecce restituisce la cortesia al Bari mandando la palla a fondo campo. Mannini aveva mandato la palla in fallo laterale per consentire all'arbitro di sospendere il gioco e di soccorrere i due giocatori Loseto e Pasculli che erano rimasti infortunati. Barbas, anziché mandare in fallo laterale, ha preferito spedire la palla a fondo campo. Dunque rimessa effettuata da Mannini, colpo di testa di Carannante, Di Gennaro alza la palla, ancora Carannante di testa, precede Carbone, poi è Vince che prolunga la sfera in fallo laterale. C'è intanto un primo piano per Angelo Carbone con Garzia del Lecce, nazionale under 21. Carbone è stato schierato da Salvemini sulla corsia destra per frenare le avanzate di Carannante. Maiellaro commette, anzi è stato Ferri a commettere fallo su Maiellaro. L'irregolarità è stata rilevata dal guardalinee che ha alzato la bandierina e l'ha fatta subito notare all'arbitro Lobello. Maiellaro in azione, contrastato da Barbas, riesce Maiellaro a servire sulla sinistra a Terracenere, cerca di superare Pasculli, Terracenere fa ostruzione, Pasculli, calcio di punizione in favore del Bari. Fa rettificare la posizione della battuta l'arbitro Lobello. Sulla sfera Maiellaro, parte il tiro di Maiellaro, il colpo di testa è stato di Lorenzo, un altro colpo di testa, si inserisce Monelli, è messo giù Monelli da Marino, calcio di rigore in favore del Bari. Esattamente al 42esimo minuto di gioco, calcio di rigore in favore del Bari per un intervento di Marino su Monelli. L'intervento è stato di Marino su Monelli, l'arbitro Lobello ha subito indicato il dischetto del rigore alla battuta del penalty, lo stesso Monelli. L'arbitro Lobello sta invitando tutti i giocatori a rimanere al limite dell'area di rigore. È tutto pronto per la battuta, parte Monelli. Parte Monelli, calcia ed è il gol 1-1, ha pareggiato il Bari al 43esimo minuto con Monelli su calcio di rigore. Primo piano per Paolo Monelli, mentre è inquadrata anche la curva nord. Fa ripetere il rigore Lobello, evidentemente qualche giocatore era entrato nell'area di rigore prima che
Monelli calciasse, parte il tiro di Monelli e questa volta Monelli sbaglia. Questa volta Monelli sbaglia. Protestano i giocatori del Bari, vedete inquadrato Paolo Monelli. Dunque il risultato è sempre fermo sull'1-0, Monelli ha segnato il primo rigore, l'arbitro Lobello lo ha fatto ripetere e nella ripetizione Monelli ha calciato fuori. Probabilmente l'arbitro ha fatto ripetere il rigore perché qualche giocatore era entrato in area al momento del tiro. Intanto vedete Monelli che richiama Di Gennaro. Dallo Seto a Lorenzo, Carrera sulla sinistra. Effettua il traversone Carrera, esce para Terraneo che anticipa Maiellaro. Vince commette fallo su Carrera, calcio di punizione in favore del Bari. E Di Gennaro che lavora un'ottima palla, la dà a Terracenere che manda al centro, Monelli anticipato da Marino, poi Lo Seto da indietro a Mannini. Da Mannini a Brambati. Siamo quasi allo scadere dei primi 45 minuti di gioco. E Monelli, Maiellaro, tiro di Maiellaro ribattuto da Righetti. Palla in fallo laterale, Carbone va alla battuta. Gio Paolo cerca di trovare un varco, tenta di servire Maiellaro, fermato da Vince. Tutto il Bari in avanti, Lecce si difende. Palla a Lorenzo, da Lorenzo a Carbone sulla corsia destra. Cross di Carbone, piuttosto basso, respinge di testa Righetti, poi va al tiro Brambati. Palla, non c'è il calcio d'angolo, dice il guardalinee. Non c'è il calcio d'angolo in questo momento. L'arbitro Lobello fischia la fine della prima frazione di gioco. Si va al riposo con il Lecce in vantaggio per 1-0. Al 42esimo il Bari ha avuto a favore un calcio di rigore. Lo ha calciato Monelli, ha segnato, ma l'arbitro Lobello lo ha fatto ripetere. Sulla ripetizione è andato nuovamente sul dischetto Monelli che ha tirato fuori. A risentirci tra poco per il secondo tempo.